Grazie a tutte le persone che sono in sala e all'organizzazione. Spero che la tecnologia ci aiuti. Devo dire che con il team tecnico abbiamo trovato delle soluzioni che ci auguriamo possano essere efficaci. E da parte mia, quindi un grazie molto sentito. Purtroppo il mio arrivo lì con voi è stato bloccato dal governo inglese che ha dichiarato che l'Italia era uh, un paese uh, ormai uh, mh, troppo a rischio um, purtroppo anche la Gran Bretagna sta facendo ancora peggio e, e che quindi non potevamo più viaggiare l'università non mi ha autorizzato uh, per ragioni di lavoro siamo uh, in quarantena uh, quindi mi auguro che un giorno uh, spero presto di uh, poter essere presente uh, in versione analogica per ora ci dovremmo accontentare di un'interazione un po' digitale. Diciamo che in un certo senso è in linea con quello che vi presenterò. Vi farò vedere alcune diapositive e grazie appunto al team tecnico che ha fatto miracoli per trovare questa soluzione io inizierei subito con queste diapositive se riusciamo a farle vedere e per raccontarvi un po' ecco qua che arrivano che cos'è questa infosfera e che cosa vuol dire eh, vivere insieme oggi eh, in versione digitale, non soltanto analogica? Eh, come vedete eh, ci sono un po' di eh, paroline in inglese, ma eh, sono tutti termini ormai abbastanza comuni. Prima di fare questo, eh, e passiamo alla prossima slide, eh, perdonatemi, ma dovrò dare un po' di eh, indicazioni eh, a chi ci sta aiutando. Uh, veramente due parole uh, sulla filosofia. Allora, la filosofia, uh, prima di iniziare a farne un, un pochino uh, questa mattina, è un po' come eh, il vino. Cioè, di cattiva filosofia ce n'è tantissima, ma quando è buona è buona sul serio. Allora, ricordatevelo che quando uh, incontrerete qualche filosofastro, in genere è un uomo... Uh, non siamo stati tanto bravi eh, nella nostra storia ad includere le donne, e ce ne sono tante di donne, um, ma quando incontrerete un filosofastro, o più raramente una filosofastra, che dice delle cose veramente sciocche, ad esempio sulla didattica online, ad esempio sul coronavirus, che nega i fatti, che co dice cose strampalate, che non si capiscono, non è profondità, è un vino cattivo, adulterato, che potete buttare però non buttate tutto il vino, perché ci sono alcune bottiglie che veramente sono buonissime e preziose. Allora, è un po' presto adesso uh, per aprirne una, ma ecco, io mi auguro che uh, nella giornata vi ricordiate questa analogia e pensiate, ma forse ogni tanto un po' di buona filosofia ci sta bene, senza dimenticare che la maggior parte della filosofia a volte veramente è imbevibile. Quando è che si fa filosofia? Ecco, io qui l'analogia la vorrei fare con il sale nella pasta poco all'inizio, non tanto dopo, come fanno i miei colleghi inglesi che se lo dimenticano, eh, perché poco all'inizio, ma perché di sale ne basta poco e di sale si muore, se uno mangia troppo sale, lo sappiamo, eh, è, è un modo per avvelenarsi. Allora, la filosofia eh, fatta per conto suo, che non parla con le altre discipline, e soprattutto che parla soltanto con se stessa, i filosofi che parlano tra di loro, fanno i convegni sulla filosofia e che cosa hanno detto veramente i filosofi, i problemi dei filosofi, non i problemi filosofici. Ecco, questo è qualcosa che letteralmente ci fa ricordare che forse ci sono cose migliori da fare nella vita: ma quel pizzico di sale all'inizio fatto un po' in anticipo e quello è prezioso invece. Allora io quello che vorrei fare con voi oggi eh, è cercare di trovare questo pizzico di sale da mettere su alcune questioni etiche e, e di generale comprensione del mondo che ci circonda prima che le cose siano tra le mani. O inizio, chiamiamola così. E con questo chiudo eh, le mie piccole analogie, eh, diciamo, di riscaldamento, e passerei alla prossima slide che vi fa vedere un po' la mappa della nostra eh, chiacchierata oggi. Ecco, su questa mappa eh, ci sono sei punti. Eh, vi parlerò di questo nuovo habitat, di questo nuovo, eh, che poi tanto nuovo non è, ma che oggi è diventato comune eh, ambiente, poi di nuove forme di capacità di agire. Ora l'inglese qui aiuta perché non si dice in italiano uh, agentità, ma si dice in inglese comunemente, cioè fo nuove forme di, perdonatemi se userò un po' di inglese, agency, cioè di capacità di agire e quindi intelligenza artificiale. Rischi per la nostra identità, su questo avete sentito parlare tantissimo, vi ricorderò un paio di cose riguardo alla privacy e poi uh, se guardate a destra... Le, le sfide, eh, le cosiddette challenges, che cos'è che questo comporta e, e qual è la risoluzione per tutto questo, cioè come governiamo la tecnologia. Alla fine chiuderò con due idee sul uh, progetto umano che mi sembra oggi sempre più pressante. Allora, passiamo alla prossima slide, eh, iniziamo parlando del uh, nuovo habitat, come ci siamo arrivati in questa situazione. Ecco, in questa slide voi vedete... Tre fasi, come se fossero una sorta di uh, missile che abbiamo messo uh, in orbita: tre stadi, la preistoria, la storia e quello che potremmo chiamare, se vi piace, iperstoria. Questi tre stadi sono eh, un po' il modo di capire il tempo così come lo abbiamo vissuto: non il tempo della fisica o dell'astrofisica, quello di Einstein, ma il tempo che ci metti, ad esempio, a cucinare la pasta, il tempo dell'esistenza. Perché queste tre fasi? Perché il la preistoria è un modo di vivere ovunque si sia, in qualsiasi epoca, in cui come esseri umani non siamo in grado di registrare il presente affinché il presente sia consumato in futuro. Sostanzialmente è l'esistenza umana senza la scrittura. Noi parliamo di eh, civiltà preistoriche o di eh, comunità, di villaggi preistorici quando tutto quello che c'è di memoria è la memoria biologica, cioè che se non te l'ha detto qualcuno, quel qualcosa si perde. Sappiamo che la, la scrittura è stata inventata in molti luoghi diversi, eh, in tempi diversi, dalle parti nostre, Mesopotamia e così via, circa, no, secolo più, secolo meno, eh, 6.000 anni fa. 6.000 anni fa abbiamo iniziato a collegare allora lo sviluppo della civiltà con lo sviluppo delle tecnologie. Perché se ci pensate bene, senza scrittura non ci sono testi religiosi, non c'è la legge, non ci sono mappe, non ci sono indicazioni su cosa fare e come, ad esempio tutta l'ingegneria, come faccio a, 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 a trasmettere tutte quelle istruzioni. Ecco, quel primo passaggio segna il passaggio quindi dalla preistoria alla storia. La storia è il, il modo di vivere umano che si collega. Per il benessere individuale e il benessere della società, allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione, le cosiddette ICT, Information and Communication Technologies. Perché allora iperstoria oggi? Ma perché questo uh, è avvenuto grazie alla uh, dipendenza che abbiamo rispetto a queste tecnologie? Cioè oggi non è soltanto una questione di collegamento, ma di dipendenza. È un po' come se noi ci fossimo seduti sulle tecnologie digitali e questo che lo dicevo uh, qualche tempo fa sembrava un po' strano. Oggi immaginate che cosa potrebbe avvenire se durante un lockdown salta internet. Saremo veramente nei guai. Noi saremmo inginocchiati ancora di più se oggi, ad esempio, un attacco uh, di tipo uh, informatico, un cosiddetto cyber attack, dovesse distruggere la Infrastruttura digitale eh, di una città. Immaginate che cosa potrebbe essere. Quindi la connessione è diventata una dipendenza. Di qui iperstoria. Allora, noi, come tempo, il nostro è un tempo iperstorico, ancora più storico. E non è vero che la storia è finita. In realtà, la storia, come si diceva qualche tempo fa, è diventata ancora più storica. Se mi passate questa battuta, ma spero che sia comprensibile. E che cosa è successo? Perché questo è importante per capire l'infosfera. Che cosa è successo? Che tanto tempo fa, eh, nonna, negli anni 50, quando doveva usare il computer, entrava nella stanza, cioè il computer era intorno a lei, era il suo spazio. Poi la, la figlia, eh, eh, mamma, ha avuto il computer in realtà davanti a sé. Il computer è uscito da questo spazio, abbiamo cominciato a usarlo come parte del nostro ambiente. Ma la nipote, eh, oggi, è rientrata dentro il computer. È rientrata in uno spazio che eh, noi non percepiamo, ma che sappiamo essere intorno a noi e che possiamo definire come infosfera, cioè lo spazio dell'informazione intorno a noi. Perché è importante capire questa transizione? Perché allora se la storia è sempre più ipestorica, cioè sempre più dipendenza dalle tecnologie digitali, lo spazio è sempre più uno spazio fatto di informazioni. Quello che noi oggi abbiamo come esperienza è in realtà un'esperienza che non è né online né offline. Non ha più senso oggi chiedere a una persona se è collegata o non se è collegata, quando magari ha il telefonino in tasca uh, costantemente. La realtà è che viviamo on life, questa è un'altra uh, parola che ci aiuta a capire meglio la nostra attuale situazione. Ecco, quello che vi racconto fin qui è, sono cose che voi sapete bene, ve le ho riassunte, ma uh, ne abbiamo esperienza in modo quotidiano. La domanda è in realtà da affrontare in questo eh, nostro incontro, è la seguente. Come facciamo a vivere insieme? Online, quindi un po' digitali, un po' analogici, un po' online, un po' offline, nell'infosfera, in questo nuovo spazio in cui tanto è anche legato alle informazioni che circolano, alle nuove capacità di agire intorno a noi. Siamo arrivati quindi al tema delle nuove forme di capacità di agire. Noi condividiamo questo mondo, che vi dicevo è fatto anche di informazione. E che è sempre più dipendente dalle tecnologie digitali e quindi questo mondo che è fatto di infosfera, di on life, di iperstoria, tutte paroline che ci ricordano le nostre esperienze quotidiane, con forme di capacità di azione che sono sempre di più anche artificiali. Se voi avete un, uh, avuto un'esperienza uh, qualsiasi comprando qualcosa, ad esempio su Amazon, avete visto un film, ad esempio su Netflix, Avete al polso o magari in tasca un prodotto digitale. Tutto quello che vi circonda, dietro le quinte c'è un po' di intelligenza artificiale. Già oggi, quotidianamente, quando vi sentite dire "Ti è piaciuto questo film? Ti potrebbe piacere un altro film?", quella è intelligenza artificiale. Quando qualcuno vi dice "Guarda, hai fatto questo acquisto, hai pensato anche ad acquistare questo e quest'altro, ti sei dimenticata o dimenticato questo elemento" Nella tua uh, esempio, spesa uh, domenicale, quella intelligenza artificiale. Allora, tutto questo sta a indicare che ehm, abbiamo nuove forme di capacità di azione. Io lì vi ho messo quel uguale barrato perché non vuol dire che siano intelligenti. In realtà, e su questo potremmo tornare, ma ve la farò breve: quello che l'intelligenza artificiale riesce a fare, ed è veramente un miracolo, è avere strumenti che risolvono problemi a volte meglio di noi e in maniera più efficace senza dover essere intelligenti nel farlo questo è straordinario un piccolo esempio il mio iPhone gioca a scacchi meglio di chiunque sia in questa connessione in sala da voi da me da questa parte eppure ha l'intelligenza del frigorifero di mia nonna letteralmente zero la cosa straordinaria è che riesce a farlo allora immaginate che l'intelligenza artificiale non sia un. Matrimonio, matrimonio, non ascolti, il giornalista di turno, un po' strampalato, il tuttologo. Eh, non è vero che abbiamo fatto un matrimonio tra ingegneria e biologia, tra strumenti e intelligenza, anche soltanto quella di un cane pastore. Non è così. Abbiamo operato uno straordinario divorzio tra la capacità di agire con successo e la necessità di essere intelligenti nel farlo. Quello è il miracolo. E lì stanno i problemi, in questo divorzio. Dice, ma questo professore è un po' strano, ma come fa l'intelligenza a essere divorziata dalla capacità di agire e ad avere successo? Ma non sarà un po' un trucco di parole, non è così. Io lì vi ho messo uh, in una lista molto veloce quali sono gli elementi che hanno permesso questo divorzio con successo. Noi abbiamo costi sempre più uh, inferiori, grandissime capacità di computazione, dati che l'umanità non ha mai visto in vita sua. Tutti i dati che abbiamo, da quando abbiamo fatto le prime mucche sulle pareti della caverna a oggi, li abbiamo creati noi. In termini di quantità, il 99% dei dati che abbiamo oggi, tutto incluso, ogni parola mai proferita da un essere umano, ogni archivio, ogni biblioteca, ogni manoscritto. Ogni WhatsApp messaggio che abbiamo mandato lo abbiamo creato noi negli ultimi 15 anni. Ecco, questa è la quantità di dati che abbiamo. Abbiamo nuovi strumenti di machine learning, algoritmi ottimi, tanta Internet of Things, che vuol dire tante cose che si parlano tra loro anche in cucina, dove magari c'è Alexa che ci dice qual è la, la ricetta del giorno, e soprattutto viviamo on life. Siamo noi che ci siamo spostati in questo mondo digitale. Lì l'intelligenza artificiale ha grande successo. Per essere un po' concreti, diciamo ma siamo sicuri, questo mi sembra tutto un po' uh, un professore di filosofia, chissà che cosa veramente succede nel mondo. Ecco, questo è un piccolo esempio, uh, ne parlo tra l'altro anche uh, sul Corriere Innovazione, mi sembra che sia uscito oggi se uh, non vado vale errato. Ecco, due città come As Amsterdam e Helsinki hanno già messo da settembre uh, disponibili online gratuitamente per tutte le persone, anche non di Amsterdam, non di Helsinki dei uh, registri di uh, intelligenza artificiale già utilizzata dalle città nella gestione di parcheggi, uh, alloggi, biblioteche, lavori stradali. Sono già otto progetti, ma uh, è un progetto pilota, si andrà a, ad arricchire. Uh, quindi capite che la nostra vita è già molto legata a questa capacità di agire. Perché è importante capire questa uh, dipendenza? Ricordate, iperstoria, dipendenza. Ma abbiamo attraversato almeno tre rivoluzioni nella nostra identità. Pensavamo di essere al centro del mondo ed è arrivato Copernico e ci ha tolto dalla centralità del mondo dell'universo. Ci siamo un po' ritrincerati nella centralità del mondo biologico. Poi è arrivato Darwin e ha detto: non siamo al centro del mondo biologico neppure lì neppure nel regno animale. Ci eravamo di nuovo trincerati. Nella centralità della nostra mente, ma almeno sono una canna che pensa se ricordate Pascal o Cartesio Cogito Ergo Sum. Poi è arrivato Freud e ha detto: 'Mi dispiace anche lì siamo un po' degli osservatori, un po' decentralizzati, a volte in periferia, chissà cosa succede. Ecco io recentemente, negli ultimi anni, devo dire, con uh, uh, un qualche successo molto più facile oggi di quando andavo predicando questo vent'anni uh, fa, stiamo attraversando una quarta rivoluzione. In cui Alan Turing, che vi ho messo lì uh, un po' ad effigie, ci racconta che non siamo al centro dell'infosfera, neanche lì ci sono forme di capacità di azione molto più efficace che stanno operando intorno a noi. Considerate che la nostra identità è fatta di privacy e di intelligenza. Noi ci identifichiamo come speciali per queste due ragioni, ma la privacy uh, è uh, messa eh, in forze, è sfidata dalle grandi banche dati. Oggi gli operatori uh, social sanno talmente tanto su di noi da essere in grado di addirittura fare delle, uh, dei pronostici su quello che ci piacerà domani, quali prodotti ci piacerebbe acquisire, quale vacanza e così via. Purtroppo noi dicevamo uh, qualche tempo fa siamo gli unici in grado di giocare a scacchi, non è così, siamo gli unici a parcheggiare l'automobile, non è così. Siamo gli unici a poter far atterrare quell'aereo. Di nuovo, non è così. Allora la nostra eccezionalità viene un po' erosa da queste uh, tecnologie del digitale, che stanno lì a mettere un po' in forse quanto speciali siamo. Quello che in realtà resta, ed è importante, è esattamente questa nostra capacità di essere in periferia, cioè di essere noi non al centro, ma a servizio di qualcos'altro. Su questo tornerò tra un poco, ma immaginate l'orgoglio di chi non pensa come se fosse una bambina o un bambino che la festa è sempre la sua, che l'universo è per te, che il mondo animale è per te, che la vita mentale è per te, che l'infosfera è per te. Non è così. Noi siamo diventati un po' maturi come umanità su questo pianeta e stiamo capendo che siamo noi ad organizzare la festa, siamo noi che, come genitori, diciamo così. Come familiari che hanno visto un po' più a lungo organizzano la festa per gli altri ambienti, si mettono a servizio di, prendono cura di. Ecco qua io vi riporto una frase che poi è tipica del nostro rinascimento italiano. Eh, quando Pico della Mirandola scrive sulla dignità dell'uomo, che è il manifesto del rinascimento, punto, non italiano soltanto, del rinascimento come lo conosciamo nella storia, ci dice non siamo né angeli né bruti. E che cosa siamo allora? Siamo qualcosa sempre in, in progress, sempre aperto, sempre in grado di cambiare. È questa capacità di essere un testo aperto che fa di noi qualcosa di veramente speciale, veramente di unico. È un po' difficile o forse impossibile determinare se noi siamo speciali perché la natura ha fatto un errore bellissimo oppure perché qualcuno da qualche parte ha un piano, diciamo una divinità, una trascendenza che fa di questa immanenza un progetto. Ecco, io su questo vorrei lasciare, mi piace lasciare eh, da agnostico veramente la strada aperta, ma che noi siamo speciali, questo è sicuro. Siamo speciali perché la natura ha fatto questo bellissimo errore di natura, noi non dovremmo esistere, è successo, è accaduto, è andata così, oppure da qualche parte qualcuno, qualcosa ha un piano, c'è una trascendenza, c'è eh, una uh, vita ulteriore. Ecco, su questo possiamo lasciare la domanda aperta, ma non sulla nostra eccezionalità. Noi siamo uh, eccezionali nel senso di essere o un bellissimo progetto o un errore che è riuscito a sopravvivere. In entrambi i casi uh, qualcosa qui va riconosciuto di straordinario. Ci siamo interpretati e interpretati nella storia in tanti modi. Io ricordo da ragazzo, uh, ero un po' bambino, insomma, alle medie, quanto rimasi dispiaciuto quando la professoressa mi disse: "Guarda che l'essere umano è allora si diceva 90%, poi un po' di meno, acqua". E allora tornando a casa, uh, andando a raccontare a mamma e papà, dice: "Ma guarda, io sono praticamente tanti litri di acqua e qualche cosa in più". È vero? Tutti noi siamo in gran parte acqua, letteralmente. Oggi si dice il 78, l'80%, ma insomma la differenza tra me e un barattolo di Nescafè è veramente poca. Uh, a tutt'oggi un'ottantina un è qualcosa di meno, 79, chili, uh, 79 litri d'acqua sostanzialmente. È una visione chimica dell'essere umano. Ci siamo visti anche come meccanismi quando ci raccontava uh, Cartesio. Oggi ci vediamo anche come organismi informazionali. Ora non vuol dire che è quello che siamo, punto, vi ricordate Pico della Mirandola? Ma è una delle sfaccettature di questo diamante che è l'umanità sulla quale noi oggi ci concentriamo. Oggi, nel XXI secolo, ha più senso rappresentare l'umanità come un organismo informazionale piuttosto che come un meccanismo, magari un po' Newtoniano, oppure come la vista di chi... tanti litri d'acqua. Su questo io uh, non voglio insistere altro perché ci tornerò, ma questo organismo informazionale che vive in uno spazio fatto di informazioni, infosfera, che ha un'esistenza temporale sempre più iperstorica, ricordate, dipendenza da queste tecnologie che è un po' sfidato a destra e a sinistra da altre forme di capacità di azione, intelligenza artificiale e anche da grandi banche dati. Ecco, quali sfide ha davanti a sé? Prossima slide. Vedete che siamo uh, quasi arrivati e ve ne faccio vedere alcune, fermiamoci qui per un attimo, vorrei farvene vedere quattro, non perché le sfide siano soltanto quattro, ma perché sono quattro grappoli, se volete, di sfide tra loro. La prima è quella della vulnerabilità, noi ovviamente siamo molto fragili, questo l'abbiamo scoperto di nuovo, riscoperto con la pandemia, ma se leggete un po' di filosofia... È da sempre che noi siamo fragili, è da sempre che noi ci costruiamo un mondo intorno affinché il mondo sia meno violento, meno drammatico, ci faccia meno male. Ma la nostra pelle è delicata, i nostri nervi sono sulla superficie. L'umanità non è questa cosa robusta, forte, violenta, che può fare tutto. È letteralmente un cristallo delicato che se tu non tratti bene, distruggi immediatamente. Ora, la prima sfida è... Riusciremo a gestire questa vulnerabilità oggi incrementata dal digitale? Quello che ci caratterizza è la nostra capacità di autonomia, che vi ricordate da Kant in poi, eh, la, la capacità quindi di gestire questa apertura alla novità, questo progetto umano individuale, in versione un po' libera. Ora, la libertà per chi ha qualche capello bianco in sala, lo sappiamo che è limitata da tante cose scelte già fatte, una storia di vita, pressioni, cose che non puoi non fare, quella lingua che hai imparato, quel lavoro che hai fatto. Eppure qui qualche cosa, ed è il qualcosa che fa la differenza, resta. C'è sempre uno spazio in cui sono autonomo, posso ancora scegliere. Ecco, in questo spazio, quali sfide noi possiamo attraversare in cui il digitale ci dà una mano? Non è un problema, ma è una soluzione. C'è poi un mondo fatto di cose complesse, dove la complessità non è quella ciancia un po' filosofica che io non sopporto, ma è quella cosa seria che studiamo a informatica. Eh, ecco, la complessità oggi vi do lì un esempio: è eh, tipica di grandi eh, ambienti urbani. Noi sempre di più vivremo, nonostante diciamo un po' la pandemia ci abbia portato a riscoprire i borghi, ad esempio, in Italia, ma vivremo sempre più e spesso e uh, in maniera più intensa in grandissime uh, strutture urbane, mega uh, città, da decine di milioni di abitanti. Ecco, anche qua è un piccolo esempio di tutto il mondo complesso che ci circonda. Il digitale sarà una soluzione o sarà un problema? Veniamo a questo punto a qualcosa che sappiamo tutti benissimo, io credo che l'unica persona su questo pianeta che non l'abbia ancora capito è l'attuale Presidente degli Stati Uniti. Stiamo distruggendo il mondo. Viviamo su una pentola a pressione se non faremo qualcosa, le future generazioni non ci saranno, non soltanto no, non, non vivranno male, ma non saranno neanche in grado di dirci ma che cosa avete fatto perché avremo distrutto il mondo ad un livello tale da aver eliminato la vita umana su questo pianeta? Ecco, se continuiamo in questa direzione non ci sarà crisi perché semplicemente non ci sarà l'umanità in crisi. Su questo dovremmo essere radicali, veramente insistere su questo come la nostra diciamo, sfida fondamentale, il nostro, se permettete un'analogia un po' forte, il nostro sbarco in Normandia. Qui o si fa no, la differenza, o non ci sarà un mondo che riuscirà poi a lamentarsi dell'insuccesso. Il digitale, vi ricordate, problema o soluzione? Siamo sempre più dipendenti, viviamo in questa zuppa, diciamo così, di dati anche analogici, ma soprattutto sempre di più digitali. Abbiamo a che fare volenti o nolenti senza saperlo, sempre di più con forme di capacità di azione che sono artificiali. Abbiamo queste grandi sfide: vulnerabilità, autonomia, complessità, cura. E come facciamo a gestire tutto questo? Ecco qui: mi dispiace dirlo: ma ci vuole la politica con la P maiuscola. Quella che possiamo chiamare come governance. L'immagine che vi rappresento lì uh, è Platone. Platone, tanto, tanto tempo fa, già ci raccontava che il politico, la, la persona che sa fare politica, è un po' come il cibernetico, che conosce la barca, quindi ha un po' di esperienza. Non è un incompetente che non sa mettere insieme due congiuntivi, è uno che sa la rotta, sa dove vuole arrivare ha La visione un po' lunga non è qualcuno che si occupa dell'oggi per l'oggi, banchi a rotelle o banchi senza rotelle, ma che vi dirà dove sarà la scuola tra cinque anni. Ed è qualcuno che sa anche fare un po' di compromessi, non è sì o no rompere, o come voglio io, o non si farà mai, per cui esco a tutti i costi da questa, ad esempio, forma di governo. Perché un po' di compromesso per andare a destra, a sinistra, avanti e indietro, per arrivare dove vuoi arrivare, è necessario. Ricordatevi che. Il povero uh, Ulisse per arrivare a Itaca, ma ce n'ha messo di tempo. Ma era determinato, sapeva navigare ed è tornato a casa. Ecco, questo modo di interpretare la politica, quindi come controllo e direzionalità, è fondamentale. E allora il problema è risolto? Non ancora, c'era un altro passo, prossima slide. Perché la politica come governance, la politica con la P maiuscola, funziona soltanto se tu hai. Un progetto. Ecco, il progetto qua deve essere, in questo nostro contesto per questa mattina, ma ci sono tante altre questioni, non l'innovazione tecnologica, che quello la fanno bene ovunque, un po' tutti, ma che cosa ci fai con quell'innovazione tecnologica? Ricordatevela questa distinzione: sarà importante quando noi spenderemo miliardi di soldi che arriveranno dall'Europa, non sarà soltanto per fare un po' di innovazione che la fanno magari meglio a San Francisco oppure in Cina, ma sarà per decidere, ad esempio nel nostro paese o in Finlandia, il paese, il sistema, che cosa vuol farci con questa tecnologia. Per far questo serve un progetto umano, serve cioè una chiara identificazione di chi si vuole essere da grandi. L'Italia, ad esempio, perché siamo in Italia, ma farei lo stesso discorso se fossimo qua in Gran Bretagna, se voi fosse in virtuale da questa parte della, uh, della nostra comunicazione l'Europa, gli Stati Uniti, l'umanità su questo pianeta. Ma domani che cosa vuol fare? Che cos'è che veramente ci vuole spingere a migliorare? Qual è il progetto umano qui? E questa è l'ultima parte e siamo arrivati alla fine della mia presentazione quasi. Noi siamo fragili, allora assicuriamoci che il progetto sia un progetto che prende cura della fragilità umana e che quindi poi abbia la capacità di gestire la vulnerabilità, l'autonomia, la complessità, la cura in maniera intelligente. Cioè che l'apertura del nostro mondo sia un'apertura buona nei confronti delle novità, dell'innovazione, della creatività e così via. Prossima slide. Per far questo dovremmo un po', vi ricordate eh, la navigazione Ulisse, dovremmo un po' adottare un'etica da, da viaggiatore, da viaggiatrice. Noi siamo, quando viaggiamo, nelle mani di chi ci ospita. E quindi ci aspettiamo da chi ci ospita, quindi dal mondo che ci circonda, un po' di protezione e un po' di ospitalità. Questa si chiama solidarietà ed è il secondo articolo della bellissima Costituzione di cui si è munita l'Italia tanto tempo fa. Quando parliamo di solidarietà vuol dire che tu, viaggiatrice e viaggiatore, ti aspetti dal mondo che ti circonda un po' di benevolenza, un po' di protezione ricordati che hanno un po' di calore, gli danno cioè, qualcosa da, da indossare, un po' da mangiare e si fanno raccontare le sue avventure. Quella è un po' l'etica del viaggio. Al contempo eh, c'è anche in questo viaggiare il tenerci aperte alcune scelte. La nostra dignità sta nell'essere un po' in controllo del nostro viaggio. Non può essere che tutto nel viaggio sia determinato da altri, da altri fattori. Ecco qua di nuovo la metafora con Ulisse aiuta. Ma quante cose sono capitate a Ulisse che non voleva, che non aveva previsto? È stato un po', diciamo così, eh, preso eh, da, dalle correnti, dai venti. Eppure la determinazione nel mantenere la sua dignità per tornare lì dove vuole eh, andare. Ecco questa capacità di mantenere le nostre identità, le nostre scelte aperte, ci fa capire perché la vasta maggioranza delle discussioni oggi sul digitale hanno a che fare con la privacy, ma non perché la privacy sia questa cosa così diciamo, uh, unica, ma perché è una sorta di uh, parolina magica con la quale noi facciamo riferimento poi a tutto il mondo delle scelte aperte. Se tu uh, finisci per manipolare la mia Apertura al mondo, rischi di togliermi umanità, di utilizzarmi soltanto come un mezzo, non come un fine. E se qualcuno nella sala ricorda un po' Kant, ricorderà appunto che è questo essere etici, non utilizzare mai, non avvicinarsi mai a un essere umano soltanto come un mezzo, ma sempre anche come un fine. Questo è fondamentale perché altrimenti eh, tutto il digitale ci vedrà come un meccanismo per ottenere altro non come qualcosa rispetto al quale il digitale deve essere organizzato. Allora, anche chi viaggia, beh, il viaggiatore ha anche dei, non soltanto dei diritti di aspettativa, ma anche dei doveri, come ospitato, di prendersi cura, il rispetto per l'altro. Se io vengo a casa tua, non soltanto mi aspetto un po' di ospitalità, un po' di cura, un po' di benevolenza, mi hai invitato, ma al contempo tu ti aspetterai da me, Beh, un po' di decenza, un po' di rispetto. In fin dei conti ti abbiamo ospitato, dovresti fare come ci si aspetta. Ecco, a questo punto vedete che, da un punto di vista un po' filosofico, tutto il mondo della, della cura, del prendersi cura, non è altro che la controparte del mondo della privacy. Sembra un po' strano, ma la privacy sta lì a dire, guardate che il mondo ha dei doveri nei nostri confronti, di rispetto, di cura, di attenzione, ma noi dall'altra parte... Abbiamo dei doveri nei confronti del mondo di rispetto e di cura al contempo, e che quindi questa medaglia ha due lati, ma i due lati sono un po' la stessa cosa, cioè come ci trattiamo tra noi in maniera decente. A questo punto vi ho detto un po' di etica al discorso più generale. Vi ho detto dipendenza dal digitale, iperstorica, in un mondo sempre più digitale, infosfera, con capacità di azione intorno a noi eh, sempre più diciamo, artificiali, non intelligenti ma molto efficaci grandi sfide che abbiamo uh, intorno a noi, un'etica che va un po' ripensata come etica del viaggiatore, diciamo così, serve quindi una politica che faccia il suo dovere, che abbia la P maiuscola, ma non soltanto maiuscola, ma in Times Roman 24, cioè enorme quella P, perché oggi le sfide sono ancora più difficili di quelle che incontrava Platone. Se lo sapeva Platone 25 secoli fa che la politica era l'unica forma di salvezza per l'umanità nei confronti del futuro, e aveva visto il suo insegnante morire di politica, Socrate, in Atene, poter immaginare quanto oggi sia ancora più necessario fare la politica in maniera decente, per far questo, vi ho detto, serve un progetto. E qui chiudo uh, con, queste, con questa uh, slide, dicendo, e eh, ce n'è un'ultima, uh, dicendo qual è il progetto per l'umanità oggi, per fare una governance decente, con tutte le cose che vi ho raccontato messe in fila. È il verde e il blu, a mio avviso. È il verde di tutti gli ambienti che abitiamo, di tutti gli environments, gli habitats che eh, ci circondano. Quindi non soltanto quello biologico, ma anche quello urbano, sociale, economico, politico. L'Europa e l'Italia. Il paesino in cui vivo e eh, la famiglia eh, con cui coabito digitali che vi ho soltanto raccontato velocemente oggi e che sono una grande potenza se messa a servizio del verde. Ecco, su questo l'Italia può fare tantissimo. Oggi sappiamo che il governo, ad esempio, attuale ha deciso di investire letteralmente in politiche di sostenibilità e di digitale, che appunto è il verde e il blu, è la direzione giusta. Allora, nella prossima slide, che è veramente uh, l'ultima, per sintetizzare, dovremo cercare di sviluppare troppo la, pre la precedente. Dovremmo sviluppare un progetto che sia, come racconto poi in questo libro, perdonatemi un po' di pubblicità, un capitalismo diverso. Un capitalismo che sia non consumistico, uh, ma un capitalismo della cura. Questo nazioni come l'Italia possono cominciare a permetterselo. Non nazioni in corso e in via di sviluppo, ma nazioni che hanno già raggiunto Uh, ricchezza, intelligenza, cultura, uh, una forma di capitalismo avanzato che noi già iniziamo a godere intorno a noi. Allora iniziare a pensare al futuro come un passaggio da un capitalismo che ha consumato il mondo a un capitalismo che si prende cura del mondo è la cosa fattibile. Se vi sembra una cosa un po' strana, un ultimo dato e chiudo qui. Se prendete la famiglia umana su questo pianeta e vi chiedete ogni anno dove vanno i soldi della famiglia umana su questo pianeta, ecco, il budget più alto è quello della sanità, della cura, dello stare bene, dello stare meglio ed è cinque volte più alto del budget immediatamente successivo, che è quello della difesa per farci del male, per ucciderci gli uni con gli altri, per non fidarci gli uni degli altri. Uno a cinque. Mi penso a una sfida che possiamo sicuramente abbracciare, sicuramente in Italia. Vi ringrazio, possiamo mandare l'ultimo slide di ringraziamenti e spero che ci siano delle domande. Mm, rompo io il ghiaccio, nel senso che eh, mentre appunto eh, si parla di. E di questa pervasività di, dei dati, di questa infosfera in cui tutti noi siamo immersi e questa potenzialità che può essere data dalle comunicazioni che viaggiano e dalla facilità di connessione. Mi chiedo quanto il fenomeno delle fake news e quindi e delle visioni volutamente parziali, volutamente ideologiche possano essere poi tenute a freno anche da una politica lungimirante, perché ci ricordiamo che la politica con la P maiuscola deve comunque eh, dibattersi all'interno di, eh, di un contesto dove ci sono punti di vista diversi, dove eh, notizie possono avere una, un credito nonostante la falsità delle stesse e via dicendo. Questo è un tema secondo me importante da da considerare un suo punto di vista, quindi. Grazie, questo è un tema importantissimo. Allora, con l'analogia dell'infosfera, la nostra infosfera è un po' inquinata. E è inquinata da notizie false o da notizie mezzo false e un po' tendenziose eh, e anche da tante cose orribili che non sono notizie false, ma sono semplicemente eh, cose che non vorremmo vedere eh, e che vorremmo non essere comunicate, dalla pedofilia alla, al terrorismo, eh, alla violenza, eh, magari bullismo e così via. Ci sono cose che si possono fare eh, e sono anche abbastanza semplici. Eh, quello che manca è la volontà di farle. Farò anche qua un, un lavoro di analogico per semplificare, ma voi immaginate di andare al mercato, eh, noi abbiamo un mercato qui all'aperto, a Oxford, ma insomma, abbiamo, ci sono ovunque. E, e chi mi vende eh, magari di carico, io innanzitutto non sono responsabile per quello che le vendo. Poi um, tu compri qualcosa e c'è di tutto: nella cassetta eh, c'è insalata buona, insalata marcia, pomodori buoni, pomodori marci. C'è di tutto. Dice: No, guarda, io non sono responsabile neppure per il fatto che sono mescolati. E poi quando vai, torni a casa, poi ritorni magari da, da chi ti ha venduto i pomodori e dici: oh, Guardi, erano tutti marci. E dice: Sì, ma non è, non è una mia responsabilità. Allora, un, due, tre alla fonte, a metà strada e in finale, non funziona così. Non funziona così nel mondo dell'alimentazione, non funziona così nel mondo X, mobilità, farmaceutico, eh, petrolifero, ovunque, sanità e così via. Ovunque ci sia un rapporto con l'umanità, noi abbiamo da sempre cercato di attribuire responsabilità a monte, poi una capacità di discriminazione a metà strada, non mescolare le cose e poi ulteriore responsabilità a valle. Ecco, oggi eh, il digitale non fa questa operazione, andrebbe fatta. Cioè noi dovremmo responsabilizzare eh, chi fornisce le informazioni dovremmo assicurarci che le informazioni siano anche un po' separate, cioè che non, io non possa aprire una, una qualsiasi pagina in un social media e trovare nella stessa paginata delle cose ottime, straordinarie e delle cose orripilanti, e poi, a valle, se qualcosa va male, qualcuno è responsabile. Allora, un, due, tre, si può fare, lo abbiamo fatto in tanti contesti, il digitale non ha questa sua eccezionalità, se l'abbiamo fatto per gli alimenti, e per i farmaci possiamo farlo sicuramente per l'informazione. Che cos'è che manca allora? Un po' di coraggio, perché ovviamente andiamo a toccare la libertà di espressione, la, si pensa alla libertà di stampa, alla libertà di informazione e c'è sempre un po' di paura che chi fa queste operazioni possa poi uh, finire per uh, tacitare, uh, marginalizzare alcune voci. È un rischio, sicuramente, ma è un po' come... Se qualcuno cominciasse a dire guarda però se facciamo così poi magari finisci anche per eliminare troppe mele insieme alle mele marce, giusto? Allora facciamo attenzione nel farlo, ma la reazione siccome è difficile, siccome è pericoloso non lo facciamo, questo non è più uh, accettabile. Di nuovo se qualcuno pensa che questi siano discorsi un po' troppo teorici, Brexit uh, ci insegna che cos'è stata la disinformazione anche online. Trump ci insegna che cos'è la disinformazione oggi attuale con i suoi tweet ordinari e devo dire che anche in Italia il livello di disinformazione fatto da persone in maniera sistemica, voluta, a ragion veduta, non, non accidentale, è abbastanza raccapricciante. Ecco, su questi temi è fondamentale tornare. Magari non oggi, ma se vi ricordate quell'osservazione è una questione di governance di nuovo, di politica. Cioè, noi abbiamo la capacità politica come società di dire guarda che ci prendiamo la responsabilità ad esempio di fare come abbiamo fatto per i giornali, mutatis mutandis perché il mondo non è lo stesso ma se i giornali hanno la responsabilità di quello che pubblicano perché i social media nella misura in cui possono diversi eccetera, bisogna adattare, non è una semplice equazione, ma la linea potrebbe essere strategicamente simile non devono essere responsabili per quello che veicolano non è ragionevole oggi dire siamo una società dell'informazione e l'informazione può essere qualsiasi cosa, non c'è responsabilizzazione e chiunque può fare quello che vuole con l'informazione. Sembra un po' irresponsabile. Secondo me abbiamo visto i danni, io mi auguro che tra un po' vedremo anche i benefici di questa trasformazione. Grazie. E ecco, una domanda dal pubblico. Sì, buongiorno. Professore, vorrei chiederle di descrivere un pochino meglio questa politica con la P maiuscola di cui ha parlato e da un punto di vista eh, particolare. Cioè mi chiedo e le chiedo fino a che punto questa politica può essere diciamo, una politica nazionale o anche regionale nel senso di continentale, per esempio europea. E fino a che punto deve essere necessariamente anche globale e come si può costruire una politica globale, con quali strumenti, come articolarla, come costruire anche diciamo così una, una democrazia transnazionale se non globale. Grazie. Eh, io però non la ringrazierò perché questa è una difficoltà. Ed è una bellissima domanda. Credo che sia una delle domande che abbiamo oggi molto più pressante di quanto non fosse soltanto qualche anno fa. Due punti eh, per cercare di dare una risposta, abbozzare una risposta. Il punto numero uno. Sono un po' in tensione tra loro i due punti. Noi sappiamo che oggi c'è una soglia sotto la quale lo sforzo individuale non serve a niente. È zero. Non è vero che ogni piccolo sforzo fa la differenza. No. Zero, per fare un esempio un po' pratico, è come se l'auto per strada non parte, la dobbiamo spingere e io andassi da solo lì a spingerla. Poi torno a casa e le dico: Guarda, ho fatto il mio dovere, sono andato, l'ho spinta, sono tornato a casa. Ogni sforzo vale qualcosa e lei mi ricorda: Guarda, che se non spingiamo in cinque tutti insieme, il tuo sforzo non è servito a niente. Non ha lasciato traccia. Quando dico zero, dico zero, non un pochino, qualcosina, meglio di niente, ma su, ma dai, no, niente. Allora, in pratica, quando io spengo la luce eh, nel bagno eh, oppure uso poca acqua nel lavarmi i denti, quello sforzo fa la differenza. Ecco, se non è coordinato, no, non fa differenza. Dice, ma allora è inutile? Non è inutile. Lo faccio per altre ragioni. Lo faccio perché è giusto farlo, ma non perché sia utile farlo, perché faccia la differenza, perché lo so che una lampadina spenta nell'universo, in questo mondo, se non le spingiamo tutte quante, non servirà a niente. Ecco, quindi punto numero uno, c'è una soglia sotto la quale i problemi che abbiamo oggi sono globali e talmente complessi nel senso di interazione tra vari elementi, tra di loro, che fanno la differenza, che se non ci coordiniamo, non servirà a fare un piccolo sforzo da qualche parte. Servirà, sarà una cosa giusta farlo. Eh? Attenzione, è bene no, chiudere l'acqua mentre ci si lava i denti, è uno spreco stupido e inutile, ma peraltro, non perché, perché sia utile, per questo io non sono un utilitarista, eh, ma sono un po' più con Kant. Ma perché è bene farlo di per sé. Qual è il secondo punto? È che questa eh, soglia si può raggiungere dal basso, cioè c'è una componente buona. Per cui se tu cominci a mettere a sistema vari elementi, si arriva poi alla soglia. Allora, qua l'analogia sarebbe che se io poi parlo con te e dico, ma guarda che se la chiudi anche tu l'acqua, siamo in due, e se 2, 4, 8, 16, 32, 64, si arriva presto al miliardo, se tutte le volte no, raddoppiamo quelli che fanno la cosa giusta. Ecco che allora la, il primo punto che sembra un po' diciamo, disperante, diceva bene: ma se il mio sforzo non serve a niente, un granellino sulla, di sabbia sulla spiaggia, ma che lo faccio a fare? Attenzione perché 2, 4, 8, 16, 32, 64? Arriviamo presto a fare tutta la spiaggia, però dal basso, e questa è diciamo, la, la controparte: ci si può arrivare a un coordinamento diciamo, via via molecolare sempre più ampio dal piccolo comune alla grande, alla grande città, alla regione, alla nazione, all'Europa, all'Europa che fa, no, dà il buon esempio, se ci si mette via via insieme. Purtroppo, a moderare questi due punti, c'è un'altra cosa. Quando i buoni che vogliono fare bene si mettono insieme, tendono a essere anche un po' rigidi. Cioè chi è dalla parte del giusto, giustamente, Tende a essere dalla parte del giusto al 100%. La difficoltà, che invece i cattivi non hanno mai, è quella di mettere i buoni insieme e dire ai buoni: devi compromettere un po' di bontà per fare bene a tutti. Guardi, questo è difficile. Se lei prende due persone buone, in genere quello che fanno è che litigano, perché uno avrà il 100% buono in testa, l'altro avrà il 100% buono in testa suo, e insieme non riusciranno a fare una cosa decente all'80%. Un'altra analogia per capire allora qui come se ne esce. Io quando spiego ai ragazzi eh, che non hanno mai fatto etica un primo corso, eccetera, che cos'è l'etica per quanto mi riguarda, ricordo a loro: guardate, che essere una persona morale, buona, non vuol dire vincere ogni partita 1-0, 2-0. Immaginate la partita di pallone 3 a 0. Vuol dire fare più gol ricevuti dalla persona buona. Perché tu, prima o poi, un gol te lo faranno. Qualcosa di sbagliato lo combinerai. Un errore sarà inevitabile prima o poi, ma la questione è che alla fine della giornata, dell'anno, della vita avrai fatto più gol o ne avrai più ricevuti. Lì vinci la partita etica. Allora i buoni si mettono insieme, dal basso verso l'alto, per raggiungere la soglia e fare la differenza spiegando che non pensare di vincere la partita a zero gol ricevuti, perché così non ci metteremo mai d'accordo. Lei immagini oggi, in un paese come il nostro, la solidarietà intesa in versione cattolica, ad esempio, in versione liberale, in versione invece magari più radicale, socialista, in versione addirittura da sinistra ancora più. Ecco, tutti vogliono la stessa cosa, solidarietà. Eppure ciascuno ferma e fermo sul suo punto. Io segno soltanto il gol, non sarò disposto a prenderne uno. A quel punto non si parlano, tutti e cinque non spingono l'automobile, l'automobile non parte. E ciascuno di loro pensa, sono andato lì, ho dato la mia spianterella, ho fatto il mio dovere, torno a casa, qual è il problema? Che l'automobile non è partita. Per raggiungere la soglia bisogna mettersi insieme. Mettersi insieme vuol dire sacrificare, purtroppo, un po' della propria concezione di quello che sarebbe la perfezione per accontentarsi del buono. Come diceva appunto un po' la, la tradizione popolare da sempre, il meglio è nemico del buono. E purtroppo le persone buone preferiscono sempre il meglio. Questo è il guaio. Non si mettono d'accordo sul buono. La politica con la P maiuscola, di cui lei parla, è la politica buona, non la politica migliore, perché se fosse migliore, no, saremmo tutti angeli e non lo siamo. Ecco, su questo ci sarebbe molto, 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 molto di più da dire e sarebbe bello soprattutto dirlo a chi le decisioni le prende, non soltanto a chi ne parla, come siamo qui noi in sala. Ma grazie per la domanda, è diciamo, una delle domande fondamentali del nostro secolo. Buongiorno, buongiorno, grazie degli interventi. E non so se la, questa, mh, pongo una questione, e non so se questa può avere un senso, Cioè, stiamo assistendo a una conferenza dove lei non è presente no? e le cose funzionano. No? E io leggo molto, cioè, mh, nella mia visione sento molto questo discorso dell'infosfera come un discorso esterno, no? che viene da fuori mh, banalmente rispetto alle informazioni, ma non solo. E la questione che, che volevo chiedere è il corpo. Dove lo mettiamo il corpo? È un optional, non serve più? Ci servirà? A cosa serve? Cioè, e, e, e noi siamo anche corpo, e quindi come lo collochiamo all'interno di questo discorso? Può essere una guida, è una cosa da buttare via? Cioè, non lo so, è un punto di domanda. Grazie. Grazie, questa è, è anche, anche questa è una bellissima uh, domanda. Una questione sulla quale fare un'altra un conferenza come le, le precedenti domande. Um, no, non è, no, ci mancherebbe insomma, la, la nostra corporealità, il nostro essere ehm, eh, soprattutto e, e rimanere per sempre eh, esseri analogici, cioè fatti appunto di, eh, di tanta acqua, come dicevo all'inizio, eh, è fondamentale ricordarlo per varie ragioni. Eh, la prima è che Rispetto a queste altre forme di capacità di azione, noi resteremo sempre, immancabilmente, eh, degli esseri analogici che quindi quando si immergono, eh, con un'altra metafora, noi non saremo mai pesci in questa infosfera, saremo sempre dei subacquei, cioè saremo sempre dei, dire, dei visitatori un po' esterni. I veri, ricordavo un'altra conferenza, i veri nativi digitali non saranno mai esseri umani, saranno soltanto quelli che sono nati digitali, ovvero queste capacità, questi algoritmi, queste forme di capacità di azione, ma letteralmente Siri nel mio iPhone, eh, niente di più. Loro uh, nascono, vivono, muoiono, uh, sono fatti di, la loro, per essere un po' pesate, la loro ontologia è completamente digitale. Noi no, ci mancherebbe. Questa è la prima osservazione, quindi ricordiamoci che saremo sempre un po' tra virgolette degli ospiti di questa infosfera che abbiamo creato noi. La seconda osservazione è che um, il corpo oggi uh, è un, qualcosa che viene um, eh, concettualizzato in maniera sempre più um, eh, informativa, e questo è importante riconoscerlo. Oggi c'è una, tra una trasparenza del corpo che soltanto, io vengo da una famiglia di medici, tra l'altro, cioè papà, nonno e bisnonno, medici di famiglia. Ecco, il bisnonno se la sarebbe soltanto sognata in fantascienza. Nonno forse avrebbe giorno, papà o, o giù di lì ma che a noi oggi sembra normale cioè avere oggi strumentazione a qualsiasi dalla bilancia eh, nel bagno all'orologio al polso che ci dice tantissimo su come stiamo vivendo la nostra eh, salute il nostro benessere con una varietà di informazioni sempre più eh, ampie e sempre più dettagliate questo va ricordato perché allora le politiche devono essere molto attente di un paio di cose, se abbiamo ancora un minuto, uno studio che non abbiamo ancora pubblicato, ma che pubblicheremo presto. Ehm, ne abbiamo pubblicato uno specifico: sulle app, ad esempio, eh, disponibili ehm, eh, per la, la salute, il benessere, eh, lo sport, eh, sui vari eh, i, siti, eh, dall'Apple a quello del Servizio Nazionale eh, per la Salute in Gran Bretagna. Ecco queste app da un punto di vista medico sono ciarpame non hanno passato il minimo test di valutazione che noi ci aspetteremo da una qualsiasi tecnologia che ha a che fare con la salute umana. Le app migliori hanno lo stesso livello di um, uh, certificazione, dal punto di vista medico, di quelle cose che assomigliano ad esempio ai cerotti uh, per la salute. Anche il cerotto che si compra in farmacia deve avere un minimo di certificazione perché ha qualcosa a che fare con la salute. Ecco, quello è il livello. È sicuro? Sì, il nostro studio che abbiamo già pubblicato, che trovate eh, online, eh, abbiamo mostrato come sette di queste app che sono dedicate al cancro della pelle. Quindi non, è, non si scherza, sono assolutamente inutili, non servono, non funzionano. Eppure questo è quello che facciamo circolare oggi. Allora, tornando alle domande precedenti, c'è molto da fare. Proprio perché noi siamo corporeità, perché siamo e resteremo analogici, perché resteremo sempre un po' ospiti in questa infosfera che abbiamo creato, perché Lon Life mette corpo no, an an analogico e corpo digitale a contempo. Sono sì anche la mia identità digitale, ma sono anche chi sono, come no, in 3D, uh, uh, qui nella mia stanza uh, a Oxford. Ecco, tutto questo va messo nella migli nel migliore dei casi in connessione tra loro, in maniera buona. Non può essere che sia lasciato a un far west, cioè che, ma sì, tanto vedrai che il mercato se ne occuperà e farà del suo meglio. Allora la sua domanda, che di nuovo è una delle domande fondamentali del nostro uh, periodo, come vivremo noi come esseri analogici questo digitale? Lo dobbiamo vivere in maniera molto più proficua. Non bastano le forze del mercato, serve la società, la società si deve rimboccare le maniche e quando lo fa... Mi dispiace dirlo ancora una volta, si chiama politica, ma politica, appunto, nel senso di legislazione, uh, governo, indicazione delle giuste misure. Ecco, io su questo mi aspetto nei prossimi anni tanti passi in avanti, perché sono necessari. Ma sulla corporalità uh, di noi, uh, in questa iperstoria, nell'infosfera, nel digitale e tutto il resto. Non si può scherzare, eh, restiamo e resteremo per sempre. Eh, esseri umani, un po' come ci, ci, già ci descriveva a Pico della Mirandola, da quello non si scappa. Bene, professore, la salutiamo veramente, speriamo di, ci, di vederci in presenza, quindi magari nei prossimi mesi, il prossimo anno con la prossima rassegna è veramente è stato un grande piacere. Grazie. Molto volentieri, no. grazie ancora e buona giornata.